Coronavirus, una vittima e 55 nuovi contagi in provincia. Il territorio si attrezza per il nuovo DPCM. Presidio SOS Oncologia, i malati non hanno più una sala d'attesa, chiedevamo solo una tenda riscaldata. Festa di Santa Barbara, celebrazione alla Spezia per la patrona dei Vigili del Fuoco. Spostamenti vietati per Natale e Capodanno, con commercio non ci sta, provvedimenti poco coerenti. Ultima partita a Cesena per lo Spezia contro la Lazio, prima di tornare al picco. Buonasera e ben ritrovati con una nuova edizione del TLS Giornale. In apertura i dati del contagio da Covid-19 nella nostra provincia e in regione Liguria. Scendono i nuovi contagi in provincia, sono 55 rispetto agli 87 di ieri. A livello regionale il totale dei nuovi positivi è di 367 a fronte dei 4.765 tamponi molecolari refertati. Nello Spezzino aumentano i pazienti ricoverati in ospedale, sono 117, due casi in più nelle ultime 24 ore. Scende invece la terapia intensiva a quota 10, due in meno rispetto alla giornata di ieri. In ASL 5 si registra un decesso, purtroppo si tratta di una donna di 66 anni deceduta all'ospedale di Sarzana il 2 dicembre. Mentre in base all'aggiornamento delle schede decessi in tutta la Liguria si registrano 25 nuove vittime. Continuano a scendere gli attualmente positivi in provincia, sono 1.777, 37 in meno rispetto a ieri. Le sorveglianze attive sono 804. E ci spostiamo alla sanità. Da mesi chi si deve sottoporre a chemioterapia al Sant'Andrea è obbligato ad attendere fuori dalla struttura. La causa sono gli ingressi limitati per ragioni di sicurezza Covid, ma con l'arrivo dell'inverno SOS Oncologia ha denunciato la mancanza di una tenda riscaldata. I dettagli nel nostro servizio con le immagini di Daniele Rabuazzo. Costretti al freddo fuori dall'ospedale Sant'Andrea ad attendere il proprio turno per poter effettuare la seduta di chemioterapia. E questa è la situazione denunciata da SOS Oncologia, che riporterebbe le complicazioni che devono affrontare molti spezzini che da mesi non hanno più a disposizione la sala d'aspetto a causa delle normative anti-Covid che hanno limitato gli ingressi nella struttura. In estate, in vista dell'arrivo della stagione fredda, era stata avanzata anche l'ipotesi dell'installazione di una tenda riscaldata. Vengo a fare le analisi, stamattina mi hanno segnato le 8:10, poi aspettiamo il risultato che arriverà per le 9:15, 9:20 è l'appuntamento per iniziare la chemio. Io la faccio settimanalmente, si aspetta in un corridoio perché non è una sala d'aspetto, posti a sedere ce ne saranno 6 o 7, 8 non lo so, via del Covid, senza riscaldamenti, un freddo cane anche questa primavera. Quando tutto normale, spifferi d'aria da tutte le parti perché da una parte c'è una portavetri. Io voglio una tenda riscaldata e la protezione civile aveva detto che ce l'aveva, però non ce l'hanno ancora messa su. Alla manifestazione erano presenti anche alcuni consiglieri comunali di opposizione CGL, mentre questa mattina la pubblica assistenza ha distribuito caffè caldo ai pazienti in attesa. Dopo l'ennesima protesta qualcosa si è mosso e ASL ha annunciato l'arrivo di una tenda riscaldata. La direzione aziendale ha preso in considerazione la possibilità di farsi prestare dalla protezione civile una tensostruttura da porre nelle vicinanze del reparto, ha dichiarato ASL. CGL, CISL, UIL e UILPA hanno proclamato per l'intera giornata del 9 dicembre 2020 lo sciopero generale nazionale di tutto il personale dipendente degli enti e amministrazioni della sanità. ASL 5 assicurerà negli ospedali e nelle strutture sanitarie e territoriali di propria competenza il rispetto delle norme di legge sulla garanzia dei servizi pubblici essenziali e delle emergenze. Cambiamo argomento, oggi è la festa di Santa Barbara, patrona dei Vigili del Fuoco e della Marina Militare. Questa mattina la celebrazione congiunta della festa liturgica alla Spezia è avvenuta nella chiesa di Santa Barbara in Piazza d'Armi. Alla messa, presieduta dal vescovo Luigi Ernesto Paletti, erano presenti il prefetto della Spezia Maria Luisa Inversini, il comandante marittimo Nord Giorgio Lazio, il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini, il direttore regionale dei Vigili del Fuoco Claudio Manzella e il comandante dei Vigili del Fuoco della Spezia, Leonardo Bruni. Ascoltiamo alcuni brani dell'omelia del vescovo nel servizio con le immagini di Davide Morina.
il martire non è un eroe, è un fratello, una sorella fragile come noi, ma che nella potenza di quella parola e nella luce della forza di Dio ha potuto e saputo e voluto essere coerente fino alla fine. E poi ci viene data una formazione forte, ecco veramente tutti coloro che vogliono camminare nel regno dei cieli subiranno persecuzioni. E questo è vero. È vero nella maniera esplicita della fede, e ancora oggi facciamo esperienza tra i nostri fedeli, è vero anche in quella maniera più tacita, ma non meno forte, di chi magari camminando ancora nella ricerca di un proprio credo religioso, di una propria identità, compie però bene le azioni che deve compiere. Chiunque compie bene le azioni che deve compiere, prima o poi sarà perseguitato. È una sorte strana questa, eppure è così, ma è la testimonianza di una fedeltà. Ecco, la Santa Martire ci dona la testimonianza di una fedeltà. E noi dobbiamo raccoglierla proprio per trovare quella forza di perseverare nel bene che dobbiamo compiere ogni giorno. E allora, accogliendo questo, accogliamo poi la grande pagina dell'Evangelo, accogliamo la grande testimonianza di Santa Barbara, accogliamo la grazia di Dio che oggi ci vede insieme, anche se pur con tutte le limitazioni, gli distanziamenti e quant'altro, però di fatto ci siamo, è una grazia grande, ricordiamo ovviamente tutti, vivi, defunti, in modo particolare coloro i vostri colleghi che hanno lasciato la vita sul lavoro, questo è molto importante, perché anche quello è un segno di dimensione, è un nome indifferente che non deve mai passare sottovalutato e soprattutto affidiamo tutto al Signore, perché possiamo realmente continuare a camminare, a compiere giorno per giorno il bene che dobbiamo compiere e a far sì che quelle azioni siano testimonianza autentica della nostra. Lo affidiamo al Signore, lo affidiamo ovviamente nella testimonianza e nell'intercessione di Santa. Dopo la celebrazione liturgica nella chiesa di Santa Barbara, le autorità si sono recate alla caserma dei Vigili del Fuoco della Spezia per la commemorazione dei caduti. Il servizio di Raffaele Maulella. Nella festa di Santa Barbara oggi il Corpo dei Vigili del Fuoco fa anche un po' un bilancio di questo anno di emergenza. Sì, anche oggi, nonostante la situazione di emergenza nazionale, siamo riusciti insieme con l'ammiraglio a celebrare degnamente la nostra Santa Patrona, Santa Barbara. Abbiamo fatto la messa congiunta, abbiamo deposto la corona ai caduti e quindi siamo riusciti comunque, anche se in maniera molto attenta, a completare la nostra festa. Un filo, diciamo, virtuale comunque lega tutti i Vigili del Fuoco che oggi sono qui insieme con noi a celebrare questa festa. Il periodo è difficile, l'anno è stato complesso anche per noi. In realtà, se noi vediamo la statistica, il numero degli interventi sono anche diminuiti, perché probabilmente il numero anche di attività, di occasioni si sono ridotte. Però anche l'intervento più piccolo, più semplice, in realtà è diventato più difficile, perché abbiamo dovuto adottare tutte le misure di cautela per noi e per i cittadini. Com'è stato quest'anno di emergenza Covid per i Vigili del Fuoco in Liguria? È stato un anno impegnativo, non tanto per quanto riguarda gli interventi di soccorso, ma per tutte le attività complementari che abbiamo svolto per conto di, soprattutto di enti e anche per la sanità ligure, facendo operazioni di disinfezione e di aiuto a quelle strutture che stavano in difficoltà per quanto riguarda approvvigionamento di generi alimentari e quant'altro. E invece sul fronte degli interventi, il 2020 è stato un anno abbastanza calmo rispetto a quello che era avvenuto nel 2018 e nel 2019. Il 2020 è stato anche l'anno della nuova sottoscrizione della convenzione con la Regione Liguria per l'elisoccorso, che ci vede ancora una volta in prima linea con i medici del 118 per portare soccorso
a tutte quelle persone che sono in estrema difficoltà in Liguria, dove mettiamo a disposizione della sanità ligure un nostro elicottero con un equipaggio molto rinforzato, perché oltre ai due piloti e al tecnico a bordo mettiamo due elisoccorritori e due sommozzatori. Anche Regione Liguria ha ringraziato i vigili del fuoco in occasione di Santa Barbara. In tante emergenze ligure hanno rischiato la loro vita per salvare e proteggere la nostra e ogni giorno lavorano per noi. Tanti di loro, con grandi e piccoli gesti, stanno aiutando le persone più fragili a superare le difficoltà e la solitudine legate alla pandemia. La Liguria vi ringrazia. Questo quanto dichiarato dal presidente di Regione Liguria, Giovanni Toti. E ora il maltempo che ha colpito il nostro territorio è stata prolungata da ARPAL, allerta meteo per piogge diffuse e temporali fino alle 4 di domani nella nostra provincia. Sono previste nelle ore centrali piogge e vento con possibili raffiche fino ai 60-70 km orari nella provincia spezzina. Quest'oggi si sono registrate abbondanti precipitazioni continue diffuse, il picco Avezzano Ligure e Fornola con 28 mm alle 16. Inoltre la forte nevicata di oggi ha interessato il tratto della A7 tra Busalla e Genova Bolzaneto, provocando disagi tra gli automobilisti. La Protezione Civile invita a procrastinare le partenze e comunque a non prendere l'autostrada. I temporali di oggi hanno causato vari danni ad alcuni ripetitori di Teleliguria Sud, il più grave a Stadomelli, dove un fulmine ha bruciato la linea di alimentazione. Questo ha causato la mancanza del segnale nella zona della riviera tra Monterosso e Deiva. Sempre a Stadomelli, i fulmini hanno messo fuori servizio anche molti impianti di abitazioni private. I tecnici dell'Enel sono sul posto per gli interventi di ripristino. Passiamo alla cronaca. Incidente questa notte in Via Piano, nel comune di Beverino. Un ragazzo che era alla guida della propria autovettura in direzione Cavanella-Vara ha perso il controllo ribaltandosi e fermando la sua corsa all'interno del giardino di un'abitazione privata. Le dinamiche e le cause dell'incidente sono ancora da accertare. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il 118, la polizia e i carabinieri. A bordo del veicolo, oltre al conducente, era trasportato un passeggero a lui coetaneo, entrambi usciti fortunatamente autonomamente dalla macchina. Maxi sanzione per un 29enne titolare di un negozio di frutta e verdura a Sarzana per lavoro in nero. La vicenda si è svolta ieri sera quando nel corso delle operazioni dei carabinieri di Sarzana e del personale di igiene e nutrizione di ASL 5 è emerso che il titolare del negozio aveva assunto in nero appunto i propri dipendenti, non possedeva alcun piano di controllo e non rispettava le norme anti-Covid-19. È stato quindi sanzionato con una multa di 8.000 euro per lavoro in nero più 400 euro per non aver rispettato la chiusura prevista dal DPCM governativo. E restiamo sulla cronaca. Nella serata di ieri la polizia della Spezia ha sanzionato un mini market in Via Fiume che non rispettava le normative anticontagio da Covid-19. Gli agenti entrati all'interno del locale hanno sorpreso 6 persone intente a consumare alcune birre in bottiglia senza tuttavia osservare il rispetto delle distanze interpersonali. Per il titolare del mini market è scattata una multa di 400 euro e la chiusura immediata del locale per 5 giorni. Ancora cronaca, tentato furto nella notte alla Spezia. La centrale operativa della questura è intervenuta sotto segnalazione di un cittadino che aveva notato un uomo scavalcare la ringhiera di un giardino nei pressi della stazione ferroviaria. Arrivati sul posto, gli agenti hanno sorpreso l'intruso mentre cercava di rubare due biciclette, tentando di farle passare al di sopra della ringhiera. L'uomo è stato fermato e identificato ed era già conosciuto alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio. Dalle indagini in questura è emerso inoltre che aveva a suo carico l'obbligo di firma, misura irrogata a seguito di un precedente arresto per furto aggravato, con annesso divieto di dimora nella provincia di Massa Carrara. Questa mattina si è svolto il processo per direttissima.
Ora cambiamo argomento. Confcommercio La Spezia, polemica rispetto al divieto di potersi spostare da un comune all'altro durante le festività, giudicando poco coerenti gli ultimi provvedimenti in vista del Natale. Da parte dell'associazione anche un appello a sostenere il commercio locale. Se ne è Ricco con le immagini di Davide Morina. È uscito il nuovo decreto legge sul Natale, limitazione agli spostamenti, soprattutto appunto nei giorni festivi, dove notoriamente si aggregano un maggior numero di persone nelle case. Ma qual è la posizione dell'associazione di Confcommercio rispetto a questa nuova regolamentazione? È chiaro che noi tutti ci si attendeva delle misure di contenimento degli spostamenti e di contenimento degli assembramenti sotto le feste natalizie e subito sul Capodanno. Però ci sembra che sia stata eccessiva la misura, in quanto che non tiene conto delle peculiarità dei vari territori. Mi spiego bene. È inutile che tu per Natale mi impedisci lo spostamento da comune a comune in un territorio provinciale come il nostro, che è denso di comuni, che magari i genitori stanno nel comune A, mentre i figli stanno nel comune B, a un chilometro di distanza. Qui si è paragonato il grande territorio di un grande comune come Milano, Genova, Firenze, Bologna, con i piccoli territori. Nei piccoli territori, allora, se vogliamo proprio farlo, dovevamo valutare probabilmente il confine provinciale, che equivale neanche al confine comunale delle grandi città. Natale, al di là del ludico e delle vacanze, di cui nessuno ne parliamo, ci mancherebbe altro, però è un momento di aggregazione, un momento di ritrovarsi. È vero che il nostro Premier ci ha detto che dobbiamo pensare alla spiritualità. Io gli risponderei che noi è da marzo che stiamo pensando alla nostra spiritualità. Siamo stati chiusi in casa per dei mesi all'interno della nostra spiritualità e ora ci ritroviamo, non dico a fare quello che è stato fatto quest'estate, che sono stati commessi degli errori, però ci troviamo a non vivere due festività per noi molto tradizionali come il Natale, soprattutto il Natale. E il Capodanno sinceramente non capiamo perché in quegli alberghi dove c'è il ristorante che non si possa cenare al tavolo in due, quattro persone se siamo nuclei familiari, ma dobbiamo cenare in camera, all'interno delle camere. È una cosa assurda. Ecco, in questo anno le associazioni hanno rivestito un ruolo importante sia nel fare da intermediario tra quelle che erano le richieste degli associati e le istituzioni, il governo e le regioni, nel dare informazione ovviamente agli imprenditori e commercianti, ma anche nel sensibilizzare i cittadini. Possiamo fare un appello anche proprio in vista del Natale nel sostenere i piccoli commercianti locali? L'invito è cerchiamo di, nel limite del possibile, compriamo sotto casa. Aiutiamo a mantenere accese le luci delle nostre vetrine. Ma non è un interesse di parte, lo dico. Guardate che più si spengono le luci, più arriva l'insicurezza per i cittadini e arriva anche un certo tipo di malavita che si va a impadronire degli spazi lasciati vuoti dal commercio tradizionale. Quindi l'invito è stiamo attenti che da problema commerciale non diventi un problema sociale. Già si stanno verificando assembramenti in centri commerciali e supermercati. Il nostro timore è che aumentino nei prossimi giorni e l'apertura sino alle 21 non basterà per contenerli. Così si sono espresse le segreterie provinciali CGL, CISL e UIL che continuano in un comunicato. Servono controlli rigorosi all'interno delle strutture. Invitiamo le aziende a provvedere da subito a enti preposti a vigilare. Da parte nostra, concludono, ci riserviamo di intraprendere iniziative qualora le normative di sicurezza non fossero rispettate. Ed è stata firmata ieri dal sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini l'ordinanza che proroga fino al 31 dicembre le misure emanate lo scorso 13 novembre che prevedono il divieto di vendita di alcolici da sporto dopo le 21, di bevande in contenitori in vetro nelle serate di venerdì e sabato e l'obbligo di chiusura dei negozi di alimentari. Mentre il sindaco di Lerici, Leonardo Paoletti, ha firmato questa mattina un'ordinanza per disciplinare il traffico veicolare nel comune nei giorni festivi, dalle 10 alle 17 dei giorni appunto festivi fino al 31 gennaio 2021 sarà vietato il transito veicolare tra l'inizio di via Biaggini e la residenza Belvedere di San Terenzo, garantendo il passaggio dei veicoli dei residenti e degli aventi diritto. Inoltre sarà
sarà vietata la sosta lungo via Biaggini lato mare, fatta eccezione per i posti auto assegnati agli hotel di fronte al lungomare. Il provvedimento sarà sospeso nelle giornate soggette a maltempo o pioggia. E a seguito dell'emanazione del nuovo DPCM, tutte le biblioteche del sistema bibliotecario della Spezia da oggi sono nuovamente aperte al pubblico, previa prenotazione dei servizi. Per prenotarsi e richiedere informazioni è possibile contattare le singole strutture telefonicamente o via email. Feste di Natale, comprate i vostri regali sotto casa, è l'appello che si leva anche da Davide Mazzola, vicepresidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria della Spezia. Il servizio di Jacopo Cidale con le immagini di Davide Morina. Attraverso uno spot alla Camera di Commercio vicino ai piccoli commercianti invitare ad acquistare sotto la propria abitazione. Sì, diciamo che in un momento di così grande difficoltà per tutte le imprese, soprattutto per gli esercenti, bar, ristoranti. Abbiamo voluto dare magari un significato al nostro contributo che stiamo mettendo in campo, cercando di stare vicini e mandare un messaggio positivo a chi con così tanta difficoltà tiene aperto. Ogni sala cinesca che chiude, ogni esercizio che non riesce a proseguire la sua attività è un danno per tutti noi. E quindi qua siamo chiamati a un senso di responsabilità davvero come cittadini, prima ancora che come componenti di un'istituzione. Il messaggio è proprio quello, cerchiamo di aiutare chi sta tenendo duro in questo momento, chi è vicino a noi, chi ha sempre dato il nostro sostegno, le botteghe artigiane, i bar, come dicevo prima, la ristorazione, per cercare di fare un contributo di solidarietà e di aiuto per tutti quelli che ora sono in difficoltà. Avete qualche dato su attività commerciali chiuse durante questo lockdown? No, purtroppo non lo abbiamo. Abbiamo, come abbiamo già detto in altre occasioni, avuto il conforto di alcuni dati positivi durante la stagione estiva. Durante questo periodo però le sofferenze sono veramente tante e non serve rimarcarle perché le conosciamo tutti. Quindi ogni piccolo contributo, anche piccoli apporti che possiamo dare sono significativi. La Camera di Commercio ha stanziato 1 milione di euro derivante per metà diciamo da attività che non erano state eseguite di promozione, per cercare di avere sulle tre province il massimo impulso per le attività che sono qua dislocate. L'abbiamo fatto tramite le associazioni di categorie, che sono quelle che rappresentano meglio tutte le attività in loco. Ripeto, non è mai abbastanza, ma l'importante è che si colga la voglia e lo spirito di essere vicino a chi ora è in difficoltà. Quando compri, cerchi un volto amico di cui fidarti. Due chiacchiere, un sorriso. Ci sono botteghe e negozi dove sanno capirti e consigliarti. Ci sono bar e ristoranti che conoscono i tuoi gusti e sono pronti a servirti a casa. Ci sono persone che sanno starti vicino perché ti sono vicine da sempre. Botteghe, negozi, bar, ristoranti. Vicini a casa. Vicino a te. È possibile partecipare al bando pubblico per la concessione di buoni spesa per generi di prima necessità. Il bando è rivolto ai nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivati dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 e in stato di bisogno nel comune di Arcola. Per generi di prima necessità si intendono i prodotti alimentari per l'igiene personale, per l'igiene della casa e parafarmaceutici, mentre sono escluse bevande alcoliche e tabacchi. Le domande per partecipare scadono alle 12 di venerdì 18 dicembre 2020. Al via i nuovi interventi della provincia della Spezia, previsti il potenziamento della rete dell'acquedotto in località La Fortezza nel comune di Sarzana. Il progetto prevede la posa di una nuova condotta per una lunghezza di circa 270 metri e i lavori sono già in fase di avvio. Avviato anche il rinnovamento della rete idrica in via del Corso, sempre nel comune di Sarzana, su una tratta della lunghezza di circa 528 metri. In questo cantiere i lavori partiranno nei prossimi
prossimi giorni. In cantiere anche il collettore fognario in località La Serra, collegato con il collettore di Camisano. Si tratta di una miglioria della rete attraverso la posa di una tratta in fibrocemento in località Romito. E sempre nell'ambito del miglioramento della qualità del sistema fognario è stato approvato anche il progetto esecutivo di intervento e di potenziamento per impianto di trattamento e depurazione che si trova in località Fulli a Sesta Godano, un'opera che prevede la realizzazione di una nuova linea di trattamento degli scarichi. Mentre il comune di Santo Stefano Magra continua ad essere contrario sull'installazione di un biodigestore nel comune limitrofo di Vezzano Ligure, questa mattina la sindaca di Santo Stefano Paola Sisti e l'assessore Gianni Giannelli si sono incontrati con il sindaco di Vezzano Massimo Bertoni e il vice sindaco Simone Regoli per condividere una comune linea di comportamento in vista della prossima conferenza dei servizi fissata per venerdì 11 dicembre su piattaforma web. Come amministrazione comunale sosteniamo da sempre l'opposizione manifestata dall'inizio della vicenda biodigestore dall'amministrazione di Vezzano, afferma la sindaca di Santo Stefano, che continua. Io e la mia amministrazione, conclude, parteciperemo alla prossima conferenza come semplice uditore, ma continueremo con ogni risorsa la nostra battaglia per il no a fianco di Vezzano. Confartigianato nazionale rinnova i vertici. Lo spezzino Paolo Figoli, presidente del Confartigianato della Spezia, è stato confermato nella giunta nazionale dell'associazione in rappresentanza delle oltre 2.000 imprese spezzine e delle circa 14.000 imprese liguri. E mancano pochi giorni al termine del censimento in luoghi del FAI, volto alla valorizzazione dei beni artistici e culturali presenti nel nostro territorio. Anche la provincia spezzina rientra nella classifica nazionale al sesto posto con la chiesa di San Michele Arcangelo a Pegazzano del 1348. Il comitato Salviamo San Michele Vecchio di Pegazzano invita tutti a continuare a votare. A causa della pandemia da Covid-19, la giornata del contemporaneo, evento dedicato all'arte contemporanea, è stata annullata e ricandidata nel mese di dicembre a porte chiuse. Il CAMEC, come di consuetudine, ha aderito realizzando una conversazione online con Fabio Gori, collezionista, imprenditore, mecenate, ma soprattutto appassionato d'arte contemporanea. Il prodotto video verrà reso disponibile da domani sulla pagina Facebook @museo.camec. E l'avvocato e scrittore Massimo Ansaldo ha presentato il suo terzo romanzo ambientato nella città di Genova dal titolo Qualcosa da tacere, ma sentiamo i dettagli nell'intervista di Italo Lunghi, le immagini di Davide Morina. Massimo Ansaldo, avvocato impegnato nel sociale, ma anche una grande passione, la passione della scrittura. Dopo due saggi già pubblicati, Macerie e Il segno del sale, una nuova fatica. Che cosa racconta e dove è ambientata? Sì, è appena uscita nelle librerie, in tutti gli store online, Qualcosa da tacere, il terzo romanzo noir che pubblico. Dopo i primi due ambientati nel nostro bellissimo golfo, a Porto Venere, a Campiglia, Macerie e Il segno del sale, questa volta con Qualcosa da tacere mi sono spostato a Genova. Avevo bisogno del largo di una città importante e ho cercato di mettere in evidenza nella vicenda, che brevemente poi dirò, il rapporto tra una Genova dei vicoli e una Genova, diciamo, borghese, aristocratica, benestante, cercando di voler dire nella trama che la Genova poi alla fine è una Genova che dialoga, che vive per osmosi, per proprio comunicazione tra queste due Genova. La vicenda, c'è la famiglia Sperlinghi, di un imprenditore genovese che viene sconvolto da un fatto gravissimo, che la figlia minore Michelle ha subito una violenza sessuale. I balordi dei vicoli responsabili si chiedono loro stessi: saremo stati manovrati? Probabilmente sì. Quindi tutto il romanzo si sviluppa nella ricerca dei mandanti di un fatto così grave. Sperlinghi teme per i suoi concorrenti, in realtà poi la cosa sarà molto più complessa. Ritengo
una conclusione sconvolgente, no? E quindi inquietante e sconvolgente, ma dove tutti i protagonisti e i coprotagonisti cercheranno di arrivare alla verità ad una sola condizione, che debbano tacere qualcosa di sé e anche nei confronti degli altri. Ecco, quindi un romanzo avvincente, per sapere come andrà a finire bisogna leggerlo assolutamente. È già uscito nelle librerie, quindi dai prossimi giorni ognuno di noi potrà acquistarlo. Ci sarà un'occasione per sapere qualche cosa di più lunedì prossimo. Che cosa succederà? Sì, l'occasione è che lunedì prossimo alle 18 ci sarà una diretta streaming, lunedì 7 alle ore 18 una diretta streaming, ci si può collegare e seguirla nella pagina Facebook dei Fratelli Frilli Editore, dove riceverò delle domande, dove cercherò di approfondire ancora meglio la vicenda, il tratto psicologico dei personaggi e l'intreccio. Ecco, un modo anche per passare queste giornate che in qualche modo ci legano in casa è appunto leggere anche questo libro, qualcosa da tacere, per sapere come va a finire. Vi ricordiamo che questa sera alle 22.35 andrà in onda la seconda puntata di Stile Artigiano, Sapori e Mestieri, Aspettando il Natale, la trasmissione di Confartigianato curata da Antonella Simone, Chiara Alfonsetti, Daniele Rabuazzo e per la parte social Ginevra Masciullo. Cambiano gli orari degli autobus in occasione dell'Immacolata. ATC infatti comunica che lunedì 7 dicembre le biglietterie di Piazza Chiodo alla Spezia e di Piazza Terzi a Sarzana rimarranno chiuse. Martedì 8 dicembre inoltre il servizio si svolgerà seguendo l'orario festivo, ovvero quello previsto per la domenica. Il Rotary Club di Sarzana Lerici ha consegnato al Comune di Sarzana 132 tessere del lavoratore di 50 euro per distribuirle alle famiglie in difficoltà per l'acquisto di generi di prima necessità. I cittadini e i nuclei familiari e i beneficiari potranno acquistare direttamente i beni alimentari nel punto individuato dal club, direttamente dalla tessera su cui sono stati erogati appunto 50 euro. Libre agenda degli Aquilotti, frutto del lavoro di un gruppo di tifosi guidato da Marco Tarabugi, è da oggi in distribuzione nelle edicole, un'agenda con la A maiuscola per avere sempre con sé la storia dello Spezia ogni giorno del 2021. Il servizio di Enrico Lazzari, le immagini di Raffaele Maulella. Nicola, parliamo di questa agenda degli Aquilotti per il 2021, uscirà in questi giorni, raccontaci come è nata l'idea di voi tifosi per questa agenda. Questa è una semplicemente un'agenda, ma in realtà molto di più, appunto un'agenda aquilotta che parla della nostra passione più grande, ovvero le aquile. Quindi nei 12 mesi, diciamo, di questa agenda qua vengono illustrati curiosità, formazioni, cori dello stadio, foto storiche, foto più recenti, il cammino delle aquile verso la Serie A. L'agenda è stata messa in vendita da oggi, quindi la trovate nelle edicole e nelle librerie alla Spezia. Ci saranno due punti vendita, uno a Pontremoli e uno ad Aulla, per adesso sono questi due qua. Ma qualcuno chiede anche sui social se è possibile trovarla online, assolutamente sì, quindi sarà possibile ordinarla. Io volevo un attimino anche illustrarvi coloro che hanno contribuito alla riuscita e alla realizzazione di questo piccolo almanacco per i 114 anni dello Spezia Calcio. L'ideatore, il capo della banda, il numero uno, Marco Tarabugi, ci sono due fanti che hanno anche loro, con il loro diciamo, archivio storico, contribuito alla riuscita, che sono David Cefaliello e Nicolò Orsini. Una ragazza, Chiara Faraci, che ha dato un contributo prezioso anche alle correzioni poi delle bozze. La grafica preziosissima di Paola Ceccotti, il sottoscritto Nasia Di Nicola, Andreani per le foto, e l'editore, che si chiama Donato Cicogna, che praticamente ringraziamo per la fiducia che ci ha concesso.
E domani le Aquile affrontano la Lazio nella loro ultima partita al Manuzzi di Cesena. Alla vigilia della sfida il tecnico aquilotto Vincenzo Italiano ha commentato il momento che sta affrontando la squadra nella conferenza stampa pre-gara. Ascoltiamone un estratto. No, sinceramente, a parte i tabù, vogliamo cercare di ripetere le prestazioni che siamo riusciti a proporre ultimamente. Poi chiaro che in casa ci teniamo a far bene, in teoria questa è l'ultima partita a Cesena, quindi cercheremo di salutare questo stadio che ci ha ospitato nel migliore dei modi. Poi l'unica cosa che conta è cercare di dare continuità a quello che stiamo proponendo, che stiamo facendo, e per noi l'unico pensiero è quello. Hai detto bene, è una formazione top di questo campionato, è una squadra che negli ultimi anni continua a dar battaglia per i primi posti, in Champions fa bene anche in quella competizione, e abbiamo visto dei filmati, abbiamo visto come si è comportata ieri contro il Dortmund, ed è una squadra forte che se la lasci ragionare ha tantissime soluzioni, con tanti giocatori di qualità in avanti, con un bomber strepitoso che è Immobile, con una organizzazione che ormai è da anni ben collaudata, quindi per noi un'altra gatta da pelare, non da ridere, quindi sarà dura perché tutte sono forti, tutte sono attrezzate, tutte sono con grande qualità, e quindi non ci resta che affrontarla come abbiamo fatto le gare precedenti, con grande attenzione, perché quella non può mai mancare, perché appena molli qualcosina gli avversari sono lì che ti castigano, quello ormai l'abbiamo capito. In questo momento la classifica penso sia molto provvisoria e non bisogna guardarla. Per quanto riguarda noi, ma penso tutte le squadre, alla nona giornata si pensa a crescere, a migliorare, ad aggiustare e modificare tutto quello che non va, a fortificare un po' tutte le certezze che si hanno, e penso che sia molto 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 presto iniziare a guardare altro. E questa era la nostra ultima notizia, io vi ringrazio per averci seguito e vi lascio alle previsioni del tempo a cura di Limet, Centro Meteo per la Liguria. Grazie e arrivederci. Una buona serata a tutti voi da parte di Limet. La discesa di aria polare sull'Europa occidentale sta caratterizzando il tempo anche in Liguria. Sono attese ancora piogge, nevicate, possibili fenomeni di gelicidio, venti forti e condizioni del mare piuttosto disturbate. L'evoluzione in dettaglio per sabato 5 dicembre. Nella prima parte della mattinata, momentanea pausa dei fenomeni sul ponente, dove saranno anche possibili delle schiarite, mentre sul centro levante continueranno ad insistere i piovaschi. Dalla tarda mattinata a primo pomeriggio, intensificazione dei fenomeni sullo Spezzino, con rovesci anche intensi e possibili locali grandinate, mentre altrove ritroveremo precipitazioni deboli o al più moderate. Possibile neve fino a fondovalle sulla Val Borbida e oltre 500 metri sul centro della regione, con quota neve in calo verso sera. Non si escludono per tutto il giorno episodi di gelicidio tra Val Borbida orientale, Val d'Orba e Valle Stura. I venti tesi forti da nord sul settore centro-occidentale, moderati da sud-est a levante. Il mare rimane agitato in mattinata, in graduale calo nel corso della giornata. Infine le temperature stazionarie o lieve calo, freddo sulla costa con minime fra 3 e 9 gradi, le massime del giorno fra 7 e 11 gradi, nell'interno minime fino a meno 3 con valori del primo mattino che potranno portarsi a 3 gradi, le massime del giorno oscilleranno fra 1 e 9 gradi. Per questa edizione è tutto, maggiori info meteo come sempre disponibili sul portale centrometeoligure.com, e vi ricordiamo di scaricare e consultare l'applicazione gratuita Limet.